Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato, come potete vedere, a tutti i nuovi pennelli che usciranno proprio giovedì in tutti i punti vendita Lidl. Vi avevo già promesso questo video in quello in cui vi faccio vedere tutte le novità della settimana e ho visto che tantissime di voi eravate incuriosite da questa tipologia di prodotto perché già comunque erano usciti lo scorso anno e so che molte di voi vogliono sapere un parere approfondito e sapere per lo più se vale la pena acquistarli, se sono prodotti validi eccetera. Intanto vi anticipo che hanno un prezzo di 2,99 euro l'uno e in questo video vi parlo nello specifico di tre prodotti. In primis questo che come potete vedere è il pennello ovale di Mio Mare, il Kabuki sempre di Mio Mare ed infine la Beauty Blender che è sempre di colore fucsia e riprende come vedete tutto il motivo sia del pennello ovale che di questo qui. In prima cosa vi lascio una foto qui della Beauty Blender perché mi sembra di averla regalata o comunque non la ho qui a casa. È l'unico prodotto che acquistai l'anno scorso sempre con queste uscite Mio Mare che non mi piacque assolutamente. L'ho utilizzata due volte e poi veramente non l'ho più toccata perché secondo me, almeno secondo la mia esperienza e secondo il mio gusto, è una beauty blender troppo dura. Praticamente ha una forma normale come diciamo la classica beauty blender, forse rispetto a questa è anche un pochettino più grande, però vedete la beauty blender è molto molto morbida, quella invece disponibile da Lidl è molto molto più dura e secondo me si fa molta più fatica a stendere comunque fondotinta, correttori o comunque prodotti liquidi perché non c'è questa morbidezza e questa manualità nello stendere il prodotto, è come se neanche entrasse a contatto con la spugnetta stessa. Consiglio quindi la Beauty Blender solo ed esclusivamente a chi adora delle spugnette per stendere il fondotinta più dure. Se invece come me preferite diciamo più la consistenza della classica, non vi consiglio assolutamente di comprarla. Insieme alla Beauty Blender è uscito l'anno scorso, mi ricordo, anche il pennello con sopra la Beauty Blender stessa e avendo la stessa consistenza della Beauty Blender fucsia, sinceramente a me non è piaciuto e se non adorate questa tipologia di prodotto vi consiglio assolutamente di acquistare anche quella tipologia di pennello. Passiamo però ai due prodotti che mi sono piaciuti tantissimo e che come vedete sono strautilizzati. In primis abbiamo il Kabuki. Io ho utilizzato questo pennello tantissime volte anche con voi in molti video make up perché comunque per me è diventato ormai un punto di riferimento. Io avevo prima il Kabuki Avon e ricordo che non mi ero trovata molto bene perché lo sentivo molto duro. Questo invece a differenza di quello Avon è molto molto più morbido. Quando si lava come vedete non subisce alcun danno. Le setole sono facilmente lavabili e in un anno di utilizzo come vedete non ha perso neanche un pelo. È molto molto fitto e io adoro utilizzare questo pennello sia per stendere il fondotinta in polvere, quindi tamponando direttamente sul viso il prodotto con il pennello, sia la mia cipria preferita in polvere. E questo secondo me ha un rapporto qualità prezzo ottimo, viene 2,99 euro e è un signor pennello con setole sintetiche e questo è molto importante. Se posso dirvi un difetto, come potete vedere anche voi, avendo questa sfumatura dal fucsia al bianco tende molto, soprattutto se si stende la fondotinta o la cipria, a sporcarsi molto facilmente, quindi vi consiglio di lavarlo spesso. Io questo l'ho appena utilizzato e lo vado a lavare proprio appena termino il video. Ma secondo me il prodotto che più vale la pena acquistare è senza dubbio il pennello ovale, sempre Mio Mare e sempre con, come vedete, con la testina fucsia. Le setole sono molto molto fitte e secondo me questo è un pennello adatto soprattutto, anzi forse quasi esclusivamente, per applicare un fondotinta o comunque un correttore in crema. Io ho applicato con voi in un video il fondotinta di Puro Bio con questo pennello e come potete vedere, magari vi lascio qualche immagine, mi sono trovata molto molto bene perché comunque stende in modo uniforme il fondotinta, non dà problemi, si lava facilmente, anche questo come vedete non ha perso neanche un pelo.
e sono molto sincera, io lo utilizzo spessissimo. Mi sono approcciata con questo tipo di pennello che fece MAC grazie a Lidl mio mare, e devo dirvi che sono stata molto molto entusiasta. Come vedete, la grandezza della testina non è un granché, nel senso che per stendere il fondotinta, essendo comunque una testina abbastanza piccola, abbiamo bisogno di qualche minuto in più. E un'altra cosa, secondo me non è un pennello molto adatto per stendere il correttore, perché come vedete, soprattutto per chi ha un contorno occhio un po' infossato con il mio, non riesce a stendere bene il prodotto qui, non arriva nella parte interna. Però secondo me per il resto del viso, fronte, anche per il naso, è un pennello ottimo che io vi consiglio assolutamente, perché mi sono trovata davvero molto molto bene. Anzi, fatemi sapere anche voi se avete provato qualcuno di questi prodotti, se vi siete trovate bene, se li avete utilizzati, magari se come me li avete acquistati l'anno scorso, se avete avuto un'impressione positiva. Comunque ragazze, con questo è tutto, io vi mando un bacio grande, ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!